piccole con delle bottiglie grandi e una cover del CD. Ok? Sono cucite con un punto metallico, tagliate a mano, nulla di più, nulla di meno, di recupero, per creare non solo degli oggetti d'arredo, ma anche delle opere d'arte, dei quadri. Indovinate cos'è? Un po' più lavorata, un po' più complicata, ma non ci vieta di farlo con altro materiale. Una cosa importante che mi ha insegnato un grande amico, ricordatevi che le piante non devono prendere luce le radici, perciò le bottiglie di plastica da una parte vanno bene, però noi dobbiamo sempre eventualmente tenere o il vasetto nero, però c'è un'altra alternativa. Abbiamo le bottiglie del latte. Buttata. Ed è i contenitori dei CD, dei lunghi CD, i pack. Vengono fatti due buchi, guardatevi, vengono fatti due buchi per far schiattare l'eventualità del calore, ma con le lampadine a basso consumo energetico diciamo che questo problema non c'è. Tagliare quella piccola, ok? Io direi quella grande di tagliarla a questa parte superiore, mentre quella piccola anche questa di tagliarla appunto superiore, ok? Solo che così la cosa non funziona molto, perché il bicchierino tende a scappare. Allora, per fare che il bicchierino non scappi troppo in basso, piano col tavolo ragazzi, piano, scendete. Noi i nostri tanti, magari colorati, li metto davanti e così si blocca. Ok? Fatto questo, quando siamo riusciti a infilare tutti i pallini, ok? Di chi era questo? Apri un po' più di più le pietre, ok? Sembra un po' come sbucciare una mela, eh? Ai lati del tavolo, per favore. Grazie al tavolo, per favore.